Ciao a tutti e ben ritrovati anche oggi con il nostro corso del tedesco per tutti. Allora, vi avevo promesso che dopo aver visto le parti nominali, dopo aver visto declinazioni, dopo aver visto il verbo, quantomeno nella forma presente, i modali, avremmo iniziato a vedere insieme qualche frasetta o comunque qualche costruzione minima per poter avere un approccio con le persone nel momento in cui effettivamente poi le incontriamo e le conosciamo. Allora, la prima cosa, forse può sembrare la più scontata, ma nulla è banale in tedesco. La prima cosa che ci capita di utilizzare quando conosciamo qualcuno, quando incontriamo qualcuno, sono naturalmente i saluti. Ok? Allora, tutti quanti credo che abbiamo sentito qualche saluto in tedesco almeno una volta nella vita. Io li ho divisi tra saluti formali e i saluti informali. I saluti che si utilizzano quando arriviamo, quando conosciamo qualcuno, e i saluti invece che si utilizzano quando ce ne andiamo. Allora, tutti quanti conosciamo il Guten Tag, il buongiorno tedesco, no? Che va bene un pochino a tutte le ore fino al tardo pomeriggio, dopo come per noi diventa buonasera, buonanotte. Però abbiamo Guten Morgen, ok? Guten Morgen, buongiorno, ma anche buona mattinata sarebbe. Guten Nachmittag, Nachmittag è pomeriggio, buon pomeriggio, sarebbe un po' il corrispettivo del good afternoon in inglese, noi non lo utilizziamo tanto, anche loro lo usano un po' meno ultimamente, comunque esiste ed è più frequente che in italiano. Guten Abend, occhio questa Abend, ok, con questa specie di T finale, non Guten Abend, ok, che è buonasera. E infine Gute Nacht, buonanotte, ok? Notiamo una cosa, notiamo che tutti quanti i nostri saluti terminano in EN tranne la notte. Buonanotte è gute Nacht. Per quale motivo questa cosa? Noi ormai le conosciamo tutte queste cose qui, quindi non è un problema se io ve le nomino. Allora, tutti quanti questi sostantivi, tag, giorno, morgen, mattina, Nachmittag, pomeriggio, Abend, sera, sono tutti quanti maschili, mentre Nacht è femminile. E tutti i complementi di tempo, perché in realtà è un complemento di tempo dire buongiorno, buonanotte, eccetera, senza preposizione, in tedesco sono sempre in caso accusativo. Ok? Se io dirò ogni giorno, jeden, ogni con la N finale perché accusativo maschile, jeden tag, giorno, ogni giorno. Se dirò quell'anno, jenes jahr, jahr, anno, in questo caso è neutro, jenes sarà un neutro accusativo, quell'anno. Ok? Anche in questo caso quindi sono tutti quanti accusativi, en perché sono tutti quanti maschili e per gute Nacht perché invece è un femminile. Perfetto, quindi arriviamo e possiamo salutare ad ogni ora del giorno. E quando ce ne andiamo? Quando ce ne andiamo, il nostro Auf Wiedersehen, Auf Wiedersehen, Auf Wiedersehen. Occhio perché si dice tanto, ma si pronuncia sempre molto male. Auf a rivedersi, wieder, ri, di nuovo, sehen, vedersi. Ok? Il verbo è sehen, vedersi, wieder vuol dire nuovamente, auf a. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ok? Non pronunce strane che magari sentiamo. E se invece conosciamo qualcuno, siamo in un ambiente amichevole, informale, siamo tra ragazzi, allora useremo semplicemente un hallo. Un hallo che comunque è molto simile all'inglese. Ricordiamoci che ha la A anziché la E e la pronuncia è anche diversa perché comunque da hello vi diventerà hallo, ovvero un hallo vero e proprio. Qualche volta utilizziamo anche proprio la versione inglese, la versione inglese americana del hi, ma siamo veramente in maniera molto molto informali in questo caso, l'hi, hey, cioè eviterei a meno che non siamo proprio sicuri di un determinato sì, di una colloquialità, insomma, molto 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 informale. Per andarcene, quando invece si tratta di un ambiente estremamente informale, utilizzeremo questo tschüss, ok? Questo tschüss, questo ciao, però per andare appunto via. Tschüss
Carino, no? Visto scritto così, invece è un po' terrificante. Andiamo a capire perché è scritto in questo modo. Allora, voi già conoscete questa struttura TSCH. La utilizziamo per esempio quando scriviamo tedesco, ok? Che ancora una volta viene pronunciato Deutsch. Quindi questa TSCH non corrisponde altro che alla C. Che i tedeschi altrimenti non avrebbero. In realtà è il composto di un composto di un composto. Allora, CH da sola, ok? La pronunciamo sh, no? Con una C espirata. Se davanti ci mettiamo una S, mi diventa sh, come l'SH in inglese, ma in tedesco c'è anche la C. Sh. Se davanti mettiamo una T, provate a pronunciare T e poi sh. Come fate? Tsh. C. Ecco che ci viene fuori la C. Per cui se ci ricordiamo questo meccanismo a crescere dalla C finale aggiungendo la S mi diventa C e poi aggiungendo la T davanti non posso che pronunciarlo C, capiremo per quale motivo scriviamo in questo modo. Quindi TSCH, C, semplicemente, come ciao, d'accordo? Poi L con l'umlaut, quindi una U chiaramente stretta, quindi C. E poi la doppia S, in molti casi la troviamo scritta con la cosiddetta Scharfe Z o la cosiddetta SZ, che significa che costituisce una doppia S, ok? Quindi una S molto più forte. Troviamo scritti, diciamo, indifferentemente tutti e due i modi, anche se adesso tendiamo a scriverlo più frequentemente con la doppia S, per questo ve l'ho scritto così, però potete trovarlo comunque. In ogni caso lo pronunciamo nello stesso modo, choose, ciao, ok? Con questo diciamo, quando andiamo via possiamo utilizzare chiaramente anche altre espressioni, non semplicemente, invece che ciao potremmo dire a presto, ok? A presto si dice semplicemente bis, che sappiamo che vuol dire fino a, ok? Bald, che vuol dire per appunto presto. Bis bald. A presto. Ok? Se non ci ricordiamo il nostro choose oppure non vogliamo scriverlo per qualche motivo, bis bald va benissimo, ok? C'è un altro saluto in realtà che utilizziamo e che utilizziamo in modo particolare in Austria, che utilizziamo molto in Baviera e nel sud della Germania, in Bayern. Ma non solo, comunque un saluto diffuso, però soprattutto lo troviamo in questi luoghi. È abbastanza formale, forse un pochino meno ridondante rispetto al Guten Morgen, eccetera, eccetera, che è una specie di salve, ok? E si scrive così. Grüß, anche in questo caso, come nel caso del Tschüss, possiamo trovarlo eventualmente anche con la Scharfe Z, però non frequentemente. Sinceramente, il più delle volte troviamo la doppia S, è abbastanza arcaico con la Scharfe. Grüß Gott. Ok, Grüß Gott, salve. Letteralmente sapete cosa vuol dire? Grüß vuol dire salutare, Gott Dio, ok? Quindi chiaramente ha radici sicuramente molto antiche, no? Di un saluto quasi propiziatorio, un po' come il nostro salve in italiano, no? Che venendo dal latino significava salute, come augurare la salute a qualcuno. Noi oggi abbiamo perso un pochino questa intenzione, che in realtà era anche molto carina. E Gruscott, appunto, è questo saluto a Dio, in qualche modo, che letteralmente significa semplicemente salve al giorno d'oggi. D'accordo, ci sono poi anche chiaramente numerose alternative. Voi potreste per esempio sentir dire Schönen Abend, einen schönen Abend, ok? Ho preso come esempio la sera, perché quella in cui succede, ma anche in Schönen Nacht potrebbe essere. Schön, ok? Schön scritto così. Vi tolgo il Grüß Gott, ok? Schön scritto così significa bello, ok? Quindi all'accusativo maschile, nel caso della nostra notte, Abend, il più delle volte einen schönen Abend sarebbe ancora più corretto. Einen schönen Abend significa semplicemente una buona serata, una bella serata, ti auguro una bella serata, ok? Einen schönen Abend, schöne Nacht, schöne Nacht, in quel caso, schönen Abend, perché sono chiaramente accusativi, uno maschile e l'altro femminile.
Ok, tanti modi per salutare, poi in realtà sceglierete chiaramente quello che vi verrà un po' più semplice a seconda delle situazioni. Allora, adesso abbiamo salutato, abbiamo ricevuto sicuramente un saluto in risposta. Come procediamo? Allora, chiaramente dipenderà dalle circostanze, ma proviamo a evidenziare quelle che sono quelle frasi proprio minime che ci servono proprio per capire chi abbiamo davanti e iniziare un minimo di conversazione. Allora, come ti chiami o come si chiama lei? Ok? Allora, il come è chiaramente sempre vi. E va sempre in prima posizione perché stiamo facendo una frase interrogativa con un avverbio interrogativo che è appunto vi. Chiamarsi, il verbo heißen. E qui abbiamo due alternative, o diamo del tu o diamo del lei. Vi heißen, oppure se stessimo dando del tu, vi heißt. È un verbo forte, sì, un verbo forte. Vi ricordate cosa dicevamo dei verbi forti? I verbi forti sono irregolari alla seconda e alla terza persona singolare. In questo caso dovremmo aggiungere st, ma lui ha già la doppia s prima, mi diventa irregolare perché una delle s cade, ma per fortuna perché trovarci con tre s sarebbe tanto anche per il tedesco. Ok, quindi wie heißen Sie? Ok, se non fosse in stampatello chiaramente la S sarebbe maiuscola, come si chiama lei, forma di cortesia, invece wie heißt du? Ok, come ti chiami tu? Ok, punto di domanda, chiaramente perché è una domanda. Wie heißen Sie? Wie heißt du? Risposta? Risposta facilissima, usiamo sempre il verbo chiamarsi, sempre il verbo heißen, quindi semplicemente ich. Heiße in prima persona, che come sempre è regolare anche nei verbi forti, quindi ich heiße, ve lo metto sempre con la doppia S, ich heiße quello che è. Ok? C'è un altro modo per chiedere come ti chiami, che è abbastanza frequente, quindi io ve lo dico, che è wie ist dein Name? Allora, sarebbe letteralmente com'è il tuo nome? Noi eventualmente in italiano potremmo dire qual è il tuo nome. E invece loro utilizzano il wie, il come. Come è dein Name, il tuo nome, che chiaramente è il nominativo soggetto di ist. Quindi, essendo nominativo maschile, perché Name è maschile, avremo dein. Wie ist dein Name? E potremmo rispondere di nuovo ich heiße e va benissimo, mi chiamo quello che è. Oppure possiamo rispondere mein, il mio chiaramente, name, ist, eccetera, eccetera. Ok? Chiaramente va tutto bene quando siamo noi a rispondere, va un po' meno bene quando siamo noi a fare delle domande e ci è veramente necessario magari comprendere bene la risposta, magari il nome dobbiamo scriverlo o qualcosa, e tante volte magari non capiamo oppure non capiamo immediatamente. Cosa diciamo in quel caso? Noi abbiamo chiesto come si chiama lei, ci serve magari appuntarci il nome per motivi di lavoro o altro, lui ci risponde o lei ci risponde molto tranquillamente e noi non abbiamo capito altro che non un suono astruso. Allora, cosa possiamo dire in questo caso? Allora, non capisco o non ho capito. Il verbo capire è verstehen, ok? Quindi, ich verstehe. Nicht vuol dire non capisco. Lui sta parlando. Ferma un attimo, un momento, bitte. Ich verstehe nicht. Tut mir leid. Non mi dispiace. Ich verstehe nicht. Se ci ha detto una cosa sola, conclusa, e non abbiamo capito, va benissimo. Ich verstehe nicht. Ma sarebbe ancora più carino dire non ho capito anziché non capisco. Come si fa? Si utilizza il perfect, che noi non l'abbiamo ancora fatto, ma credetemi sulla fiducia, e comunque lo faremo la prossima volta. Ich, io, habe, ho, nicht, non, verstanden. Verstanden, verbo forte, quindi verbo irregolare, non è nient'altro che il participio passato di verstehen. Capito, invece che capire, capisco, capito. Ok? Io ho non capito, io non ho capito. Ich habe nicht verstanden. Ok?
Quindi, per favore, mi ripete più piano, ok? Perché questa è la questione fondamentale, perché poi tu chiedi di ripetere e loro ripetono esattamente come prima e noi siamo al punto di partenza. Invece, per favore, noch einmal, ancora una volta. Ok? Noch einmal, sono due parole, scusatemi se lo scrivete un po' vicino. Noch ancora, einmal, una volta. Noch einmal. Bitte, per favore. Ricordiamoci che il bitte sia per favore, sia prego, ok? Mentre danke è grazie, ok? Quindi bitte è la risposta a danke per capirci. Bitte, langsam, per favore, piano. Ok? Noch einmal, bitte, langsam. Ancora una volta, per favore, piano, ok? Parli piano. Ich hab nicht verstanden. Noch einmal bitte langsam. Ok? Bitte langsam. Bitte langsam. Potete ripetere? Wiederholen Sie? Können Sie bitte wiederholen? Ok? Ripetere? Ma siamo già forse un pochino più in là, no? Per adesso atteniamoci magari a questa formula un po' semplice. Anche perché un'altra formula ci aiuta tantissimo, che è quella di chiedere il cosiddetto spelling in inglese, di sillabare, diremmo in italiano, ma non è in realtà sillabare perché si dà proprio lo spelling lettera per lettera. Come si dice in tedesco? Con una parola lunga, però utile. Quando gli ho detto noch einmal, bitte langsam, se proprio sono disperata, gli dico per favore mi fa lo spelling del suo nome, che almeno non sbagliamo, ok? Lettera per lettera non sbaglieremo. Allora, sillabare si dice buchstabieren. È una parola che sembra un po' lunga, no? Buchstab viene buchstabieren, ok? Sie bitte. Cioè, può fare lo spelling, per favore? Buchstabieren è il verbo, no? Sie, che è sempre in forma di cortesia, è il lei, ok? Buchstabieren Sie, bitte? Sarebbe il corrispettivo di veramente chiedere appunto di fare lo spelling. Can you spell it, please? Ok? Buchstabieren Sie, bitte? Loro partiranno con l'alfabeto e voi semplicemente dovrete annotare. Ma a questo punto avranno capito che siete in difficoltà e allora da questo punto in avanti molto probabilmente saranno un pochino più clementi e più lenti nel parlare, ok? Quindi, ich verstehe nicht, ich habe nicht verstanden. Noch einmal, bitte langsam. Buchstabieren Sie bitte? Können Sie bitte buchstabieren? Perché poi noi abbiamo fatto i modali l'altra volta, li possiamo usare qua. Tranquillamente abbiamo il verbo che è buchstabieren, che è fare appunto lo spelling. Können Sie, potete voi, può lei, können Sie, bitte, buchstabieren? E viene ancora più carino. Non che questo non sia corretto, però mi fa lo spelling per favore, dà l'idea del disperato. Können Sie bitte buchstabieren? È un pochino più carino, ok? Questo per quelle che sono, diciamo, le necessità immediate. Ma per fare un po' di conversazione, fermo restando che anche nel fare un po' di conversazione ci sarà molto probabilmente bisogno di chiedere bitte langsam e tutto il resto, quindi queste cose ci servono e ci sono indispensabili un pochino per tutti gli aspetti, insomma, del dialogo. Però per una conversazione, diciamo, meno d'urgenza, diciamo, più colloquiale, più carina. Quali sono quelle cose che di solito chiediamo, no? Arriviamo, salutiamo, magari ci si presenta, mi chiamo in questo modo, tu ti chiami in questo modo. La prima cosa che si dice, classico anche in italiano, come va? Ok? Come lo diciamo in inglese, nello stesso, in tedesco, scusatemi, nello stesso identico modo, come va? Allora, vi, come? Abbiamo già trovato vi per due volte oggi, no? Come wie heißen Sie o wie heißt du, come ti chiami, e anche wie ist dein Name, ok? Qual è il tuo nome? Abbiamo trovato questo wie già due volte, questa è la terza. Come va? Andare, va. Qual è il verbo andare? Gehen, ok? Quindi wie geht. Gehen è un verbo in realtà forte, irregolare nel passato, ma nel presente è regolare, quindi si comporta come un qualsiasi verbo regolare debole. Gehen, via la en, resta ge e aggiungo la desinenza della terza persona singolare. Poi il mio soggetto che è impersonale, come va?
ok, chiaramente è impersonale, terza persona singolare. Wie geht es? A volte già basta così. E addirittura possiamo trovare semplicemente wie geht's. Ok, contraendo questi due sostanzialmente, togliendo e ridendo la E. Però per fare la forma, diciamo, nella sua interezza sarebbe wie geht es dir? Ok, come va? Soggetto, impersonale, esso. Dir, ve lo ricordate dir, vero? Lezione 3 del nostro corso. La declinazione dei pronomi personali, ok? Du, caso dativo a te, ok? Quindi come va a te? Wie geht's dir? Se stessimo parlando chiaramente a qualcuno in maniera formale, non sarebbe più dir, ma sarebbe ihnen. E anche questo lo conosciamo perfettamente, perché è semplicemente il dativo di sie, sempre nella stessa lezione 3 del nostro corso. Sempre un pronome personale, sempre al caso dativo. Come va a lei? Quindi come va? Wie geht's? Semplicemente, molto colloquiale, molto easy. Wie geht es dir? Come ti va? Come va? Do sempre del tu in maniera un pochino più carina. Versione formale, wie geht es ihnen? Ok, risposta, ok, lo possono chiedere anche a noi, loro magari ci risponderanno e poi chiedono und dir oppure und ihnen e a te o e a lei e noi possiamo rispondere a seconda delle circostanze, secondo che vada bene o male anche, però diciamo a seconda dei gradi di formalità anche, semplicemente va bene, sì, va bene, anche semplicemente es geht, sì, va, es geht. Un po' più carino. Es geht mir gut. Mi va bene. Ok, es geht a me, mir, dativo di ich. Ok, es geht mir gut. Mi va bene. Bene, avverbio. Ok, frequentemente anche il mir viene portato in prima posizione. Allora che cosa succede? L'inversione perché il verbo deve restare in seconda. Quindi mir, geht, es. Gut. Può anche andarmi male, eh? Geht es schlecht? Ok, però di solito diciamo non si utilizza tanto per le frasi di convenienza, no? Es geht mir gut. Mir geht es gut. Es geht mir ziemlich gut. Se proprio non va proprio tanto tanto bene, es geht mir non soltanto gut, ma magari mi va abbastanza bene. Ziemlich. Ok, es geht mir ziemlich gut. Un po' così così, non benissimo, d'accordo? Poi ci sarebbero chiaramente molte opzioni, ma ci atteniamo, diciamo, alla forma di cortesia classica in cui veramente non si chiede veramente come stanno le persone, ci si limita soltanto ad una forma così retorica, tutto sommato. Ok, perfetto, quindi abbiamo salutato, abbiamo chiesto come si chiama questa persona. Se ci serviva effettivamente saperlo, abbiamo anche chiesto, per favore, di parlare con più calma, di sillabarci eventualmente il nome. Abbiamo chiesto abbiamo chiesto come va. Abbiamo anche risposto. A me va bene. Abbiamo risposto anche a tutte queste domande qua. Ultime cose che facciamo oggi, che fanno parte di quella che viene considerata la presentazione generale. Spesso magari si conosce una persona, magari siamo in vacanza oppure siamo al lavoro e conosciamo uno straniero e gli chiediamo da dove viene o dove abita. Allora, logicamente se sta parlando tedesco molto facilmente verrà dalla Germania o dall'Austria o dalla Svizzera perché altrimenti parlerebbe inglese. Però noi possiamo anche trovarci in Germania e chiedere ad altri dove provengono, da dove provengono. Allora, boh, noi prima abbiamo visto il vi, che era come. Questo è il vo, che è il dove? Dove abiti? Il verbo abitare è wohnen. Quindi wo, forma diciamo colloquiale, wo, wohnst. Ok? Questa è la mia particella della seconda persona singolare. Wohn è la radice del verbo wohnen. Wo wohnst du? Forma di cortesia,
ormai avrete capito benissimo, wo wonen. Occhio che non è l'infinito questo, eh? Semplicemente la en della terza persona plurale che funziona anche come forma di cortesia. Wohnen Sie? Ok, perfetto. Posso usare anche leben, vive. Wo leben Sie? Wo lebst du? Però wo wohnst du? Wo wohnen Sie? È un po' più carino. Però se dovessimo chiedere invece da dove vieni o dove vai, noi non utilizzeremo più wo. Perché è da dove, oppure verso dove stai andando. E allora utilizzeremo da dove sarà woher. Aggiungerò questa particella, questo suffisso her, che significa provenienza. Woher. E allora a questo punto, sempre nelle due forme, quella informale e quella formale, woher kommst du? Ok, da dove vieni tu? Verbo kommen, st, la desinenza della seconda persona singolare. Woher kommen Sie? Sempre terza persona plurale, mi raccomando, non infinito. Radice del verbo komm e n, la terza persona plurale. Kommen Sie. Ci sono altri stammen, per esempio, di dove sono originari, però insomma, kommen va benissimo in questo caso. E invece dove siamo in treno magari? E dove stai andando? Dove vai? Dove stai andando? Allora, dove, da dove, verso dove sarà wohin? Wohin. Ok? Dove vai? Dove va? Se è in forma chiaramente di cortesia. Allora, qui possiamo usare ancora gehen e quindi wohin gehst, ok, du, dove vai? Però se non stiamo andando proprio a piedi, ok, sarà meglio utilizzare il verbo fahren. E ricordiamoci che il verbo fahren è un verbo forte, vuol dire viaggiare o spostarsi con mezzo, ed essendo forte anche nel presente, cambia alla seconda e alla terza persona singolare, aggiungendo l'umlaut alla vocale tematica, quindi alla A, che quindi mi si pronuncerà E. Quindi sarà meglio wohin. First, du. Ok? Vedete l'umlaut qua sopra la A? Questa è la vocale tematica che cambia. Wohin fährst du? Dove vai? Naturalmente possiamo fare anche la forma di cortesia, quindi wohin gehen Sie? Oppure con fahren, molto più facile, perché a questo punto sarà una persona plurale, la terza persona plurale, quindi non mi cambierà più la vocale tematica, perché sappiamo che anche i verbi che sono forti nel presente, nelle tre persone plurali, non cambiano mai. Quindi woher fahren Sie? Ok? È tutto molto bello, ma come rispondiamo? Allora, ci fanno una domanda, wo wohnst du? Oppure se mi stanno usando del lei, wo wohnen Sie? Ci fanno un'altra domanda, woher kommst du? Oppure woher kommen Sie? Da dove vieni? Possono farmi una terza domanda, wohin gehst du? Oppure se mi danno, o wohin fährst du? O se mi danno del lei, wohin fahren Sie? Vogliono sapere un sacco di fatti miei. Allora, dunque, partiamo con la risposta alla domanda wo. Quindi è anche la più facile. Dove vivi? In, ed è facilissimo, in. E sotto possiamo mettere il paese, che può essere tranquillamente in Italien, come può essere in Deutschland, in quello che volete, oppure può essere anche una città, ok? In Mailand, in Venedig, a Venezia, a Milano, nessun problema, perché sono comunque nomi geografici e quindi non ci creano nessun tipo di problema. In. Stato in luogo sarebbe dativo, ma a noi non interessa perché i luoghi geografici non hanno quasi mai, adesso lo vedremo l'articolo, ok? Woher, come rispondo a il da dove vieni?
con quella preposizione che mi indicava provenienza, che era aus. Anche in questo caso, dopo avendo un luogo geografico, non ho problemi. Aus Italien, aus Venedig, da Venezia, aus Mailand, aus Rom, aus Berlin, aus München, aus Deutschland e via dicendo. Dove vai? Allora, anche qui abbiamo una preposizione specifica addirittura per i luoghi geografici che è nach. Nach avevamo detto quando avevamo fatto la lezione sulle preposizioni che è una preposizione sia temporale sia spaziale. Temporale significa dopo e regge il dativo. Invece da un punto di vista appunto del movimento indica sempre moto al luogo geografico. Quindi nach Italien, nach Deutschland, nach dove sto viaggiando, dove sto andando, dove mi sto dirigendo. Quindi in la risposta a wo, aus la risposta a woher, nach la risposta a wohin. Naturalmente sto parlando di spostamenti geografici. Se uno mi chiede dove sto andando, ma io in quel momento in realtà sto andando a scuola, wohin gehst du? Ich gehe. E torniamo agli esempi fatti e rifatti quando avevamo fatto le preposizioni, le Wechselpräposizioni con il dativo e con l'accusativo. Ich gehe in die Schule. Ich gehe, ok, verbo. Poi abbiamo un moto al luogo. Il moto al luogo vuole il caso accusativo, quindi Schule è femminile, quindi in die, accusativo femminile, Schule. Oppure lo zu. Vi ricordate lo zu che indica solo moto a luogo, però non geografico, e che per sua eccezione, a differenza di tutti i moti a luogo che vogliono tutti l'accusativo, lui invece vuole il dativo. Quindi ich gehe, sempre resta uguale, io vado. Zu sarebbe der Schule perché mi regge il dativo femminile e mi diventa der. E quindi zur, zur Schule. Ok, queste sono tutte quante cose e tutti quanti esempi che avevamo già visto quando abbiamo fatto le preposizioni, perché chiaramente non è che mi posso spostare soltanto verso un luogo geografico, posso andare anche in un luogo, diciamo, di tutti i giorni, ok? In die Schule, zur Schule o quello che vogliamo. Facciamo un altro esempio con l'ufficio, che è Büro, scritto con l'umlaut, scritto così. Büro. E che è das Büro, ok? Quindi ich gehe. In più l'accusativo perché è sempre moto luogo, in das Büro. Quindi lo posso contrarre con ich gehe ins, in das, ins Büro. Oppure posso usare zu, ma in quel caso devo usare il dativo. Ich gehe zu, dativo del neutro das Büro, mi diventa dem Büro. Quindi ich gehe. Zoom, che sarebbe zudem, quindi zoom, duo. Cose che conosciamo già, ok? Nessun problema per questo. Una cosa nuova invece vi dico, che finora abbiamo sempre detto che i luoghi geografici sono indeclinabili, cioè scusatemi, non hanno l'articolo e quindi di conseguenza non ci è necessario declinarli. Vero? Però naturalmente esistono anche dei luoghi geografici che hanno l'articolo. Allora, questi luoghi geografici sono, per esempio, gli Stati Uniti, quindi unioni, anche se parlassi dell'Unione Europea, ok? Quando parlavamo dell'ex Unione Sovietica, quando parliamo di federazioni in generale, allora in questo caso, per esempio, vado sto viaggiando, sto andando negli Stati Uniti, non sarà più nach. A meno che non dica Nach America, questo posso farlo, ma se dovessi proprio dire negli Stati Uniti, dovrò dire in, ok, articolo di USA, ok, di USA, oppure Vereinigte Staaten, ma USA va benissimo, d'accordo? Lo stesso venissi sarebbe aus den. Perché sarebbe quindi in questo caso dativo, perché aus mi regge il dativo da aus den USA, sempre. Vivo negli Stati Uniti in Stockton,
stato in luogo, quindi dativo, questo è sempre plurale, quindi in den USA. Di solito sono sempre soltanto appunto federazioni di questo tipo, fa eccezione la Svizzera. La Svizzera è femminile, die Schweiz, ok? Quindi io, dove vivi? Vivo in Svizzera, in der Schweiz, dativo femminile. Vengo dalla Svizzera, aus der Schweiz, sempre dativo femminile. Vado in Svizzera. Ich fahre, ok? Ich gehe, no, perché magari a piedi è un po' lunga, ok? Ich fahre in die Schweiz. Moto al luogo, quindi accusativo. Ok, direi che per oggi potrebbe bastare così. Abbiamo visto tutti quanti i saluti, abbiamo visto come presentarci, abbiamo visto come chiedere per favore di ripetere, come dire che non stiamo capendo, quindi per favore di ripetere magari più lentamente o sillabare qualcosa, e abbiamo visto anche come chiedere dove siamo, dove andiamo e da dove proveniamo, quindi gli interrogativi filosofici più importanti dell'essere umano. Scherzi a parte, ci rivedremo a breve con altre frasi e frasette di questo tipo e poi anche con il perfect perché è ora di affrontare i verbi al passato. Buono studio come sempre e a presto!